Ciao ragazze e ciao ragazzi, nuovo video, ricettina, gelato light. Chi è che non piace il gelato? A chi è che non piace il gelato? A nessuno, a tutti piace il gelato. Però adesso vi do una versione, una ricettina per mangiare il gelato light, leggero, ovvero senza grassi, senza zuccheri, pochissime calorie, cosa importante, super super sano, quindi senza zucchero bianco, quindi senza zuccheri raffinati, senza grassi, senza panna, senza nulla. Questo è il mio secondo canale dedicato alla cucina, videovlog, acquisti al supermercato, quindi se non siete ancora iscritti iscrivetevi cliccando qui iscriviti a questo canale, perché carico video ogni mercoledì e giovedì. Questa ricetta è anche nel mio libro, il mio secondo libro, Bella in forma con Carlo Dolce, che su questo canale penso di non avervelo fatto ancora vedere. Eccolo qua, è bellissimo. Questa l'ho fatta io, vi ho svelato tutti i segreti di questo libro nel video che vi ho fatto nel primo canale, casomai ve lo lascio in sovraimpressione. Vi ho detto anche che questa foto me la sono scattata io da sola, veramente con l'aiuto di mia sorella, e sono felicissima. Adesso vi faccio vedere la ricettina che ho messo anche qua dentro, proprio questa del gelato, perché qua dentro, come vi ho spiegato in quel video, non ci sono solo ricette di cosmetici e rimedi naturali, ma anche qualche consiglio di alimentazione. Eccolo qua, bella in forma, di Gribaudo Feltrinelli, e se andiamo in una delle prime pagine c'è proprio questa ricetta, un po' di consigli sull'alimentazione, per stare in forma, gli ingredienti dannosi, eccolo qua. Gelato light, appunto qua spiego proprio, poi ci sono anche le acque detox, quindi proprio questa ricettina adesso vi farò vedere. Eccoci qua, pronti con le banane, perché questo gelato è a base di banane. Bene sì ragazze, non vi serve la gelatiera, non vi serve nulla, veramente una ricetta super facile e semplice. Non dovete fare altro che tagliare queste belle bananine, guardate come sono belle. Io ho preso due banane e le ho tagliate a rondelle e adesso le vado a mettere nel congelatore. Eccoci qua, congeliamo. Eccoci qua, passata un'ora circa, vado a versare le banane qua dentro, vedete? Però dovete avere un frullatore buono ragazzi, perché sennò, ve lo dico prima, si scassa completamente se sono troppo congelate. Io ogni tanto apro, mescolo col cucchiaino e poi continuo, e vedete che così si frulla, abbiate pazienza. Aggiungo un po' di vaniglia, questa qua in polvere, ma anche un po' di, diciamo, estratto di vaniglia, quello là liquido, oppure ad esempio un po' di cannella, oppure niente, perché comunque è buonissimo. Eccolo qua il nostro gelatino, coppetta gelato, è troppo troppo buono. Insomma, vi faccio anche qualche altra variante se vi fa piacere, perché io ne faccio veramente a tantissimi gusti, anche a frutta, veramente in tanti tanti modi, quindi se vi fa piacere comunque iniziate a provare questa versione super semplice. Buono, light, leggero e sano. Buon appetito. Io lo adoro troppo veramente ragazze, cioè io veramente lo mangio quasi tutti i giorni perché lo adoro. Vi farò altri video, non vi preoccupate, se lo provate fatemelo sapere, mi raccomando, su blog www.caritadolce.com vi scriverò tutte le cose correlate, nel post correlato appunto alla ricetta. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace e vi mando un bacio grande. Ciao!